chi conosce la Basilica di San Faustino non c'è bisogno di illustrarne la ricchezza e la varietà di contenuti. Leggendo che questo percorso si chiama il percorso lungo l'Oglio, mi son detto cosa ha a che fare San Faustino col fiume Oglio. Ma poi ho pensato che i due santi che onoriamo in questa chiesa non sono solo i patroni della città, ma sono i patroni di tutta la diocesi, e tutti i percorsi nei vari paesi che voi andate facendo sono dentro la diocesi di Brescia. Ovviamente vi trasmetto la mia gioia personale, proprio gioia, perché vedere tante persone interessate a queste tematiche fa pensare che il bisogno di sapere, di conoscere, di approfondire c'è. Perché a volte anche noi preti siamo un po' amareggiati tra le tante nostre iniziative di non riuscire a cogliere il rapporto. Qui evidentemente tutta l'abilità e la bravura della professoressa Lodari, a cui vanno i miei complimenti, e davvero grazie a tutti voi per la vostra presenza, e lasciate che davvero esprima tutta la mia sorpresa e gioia nel vedervi così numerosi. Buonasera a tutti. Mi unisco alla gioia di Don Angelo Chiappa, che rappresenta Don Armando Nolli. Ad entrambi va il nostro più profondo ringraziamento per la gentile concessione di questa meravigliosa chiesa, appunto intitolata ai santi patroni Faustino e Giovita. E la gioia è doppia quando si vedono delle manifestazioni culturali così vissute, così appassionatamente vissute, che vengono seguite e lungo il percorso filo rivierasco, come noi lo chiamiamo. Siamo alla nona lezione magistrale con una figura tra le maggiori nel campo filosofico mondiale, il professor Nassi, che senz'altro tutti conoscerete, che è già stato ospite alcuni anni fa nel 2010 del nostro festival, e attendevamo con entusiasmo il suo ritorno, e quindi lo ringrazio di cuore di essere con affetto, affettuosamente qui con noi. Consentitemi una piccola introduzione doverosa. Come tutti sapranno, il tema scelto da quest'anno, dal festival quest'anno, la parola chiave è pane quotidiano per tutta l'umanità. E devo dire che ci avviamo a vivere, come dire, seguendo, se così ci si può esprimere, le declinazioni della fame. Quindi la fame, con il discorso del professor Nancy sul pane, sul che cosa significa inghiottire, la distinzione tra buca, bocca e osso, orifizio, che Jacques Derrida seppe illustrare molto bene nel testo che peraltro volle dedicare Touché, Jean-Louis Nancy, volle dedicare a Jean-Louis Nancy. Non voglio assolutamente rubare tempo all'importantissima lezione del professore, mi avvio semplicemente a introdurre colui che non ha bisogno della mia presentazione, ma è doveroso farlo. Jean-Louis Nancy, già docente di filosofia presso le università di Strasburgo, San Diego e Berkeley, e dal 2002 professore emerito di filosofia presso l'università di Strasburgo. Tra le figure di maggior spicco nel panorama filosofico internazionale, definito da Jacques Derrida il più grande pensatore sul tatto di tutti i tempi, ha riformulato temi cruciali della tradizione filosofica post-heideggeriana. Tra le sue opere tradotte in italiano ricordiamo La comunità in persona,
personale, il mito nazi, corpus, l'essere abbandonato, l'etica originaria di Heidegger, il senso del mondo, Hegel, l'inquietudine del negativo, l'oblio della filosofia, l'intruso, l'esperienza della libertà, essere singolare e plurale, il ritratto, il suo sguardo, un pensiero finito, la città lontana, il c'è del rapporto sessuale, la pelle delle immagini, la creazione del mondo o la mondializzazione, noli me tangere, sull'agire, mi avvio, mi facendo mamma non mamma, la nascita della filosofia, sull'amore, i due volumi sulla decostruzione del cristianesimo, prendere la parola, l'altro ritratto, il corpo dell'arte, ebbrezza, dove è successo. Bene, io con molto onore quindi cedo la parola al nostro graditissimo ospite. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a te Francesca e grazie a tutti. È un grande piacere e un onore di essere per la seconda volta a Brescia e per questa seconda volta in una chiesa. Naturalmente questo luogo è molto appropriato, si dice, sì. Per parlare del nostro tema, del tema di questa edizione del festival che Francesca ha pensato e organizzato con tanto spirito e cuore. Allora, Francesca ha parlato di una lezione, ma non sarà veramente una lezione, sarà un po' più, diciamo, una meditazione, perché ho pensato, quando Francesca mi ha detto il tema del festival, che certo saranno molte, molte belle savante, filosofiche, sociologiche, teologiche lezioni sul tema del pane quotidiano. Allora ho preferito cercare di fare un po' differente. Ma prima devo mi scusare per il mio cattivo italiano, ma è quasi finito con la parola spontanea in italiano, ma non è finito con l'accento, che lo so è cattivo, ma Francesca ha detto che prefere che dico il testo in italiano. Allora, è tradotto da Francesca. Ah, no, aspetta. No. Ma facciamo un po' di variazioni tra noi due durante la lettura, per la lettura di altri testi che sono molti. Il titolo è Pane nostro. Pane nostro, Padre nostro. Nostro Padre, che sei lontano, infinitamente lontano, pane nostro che è qui, che noi mangiamo qui. Noi che sappiamo che il più lontano forse è il più prossimo e il più prossimo il più lontano. Noi che siamo di una tradizione iniziata da Agostino con la molto bene conosciuta parola interior intimo meo superior sumo meo. Pane nostro, Padre nostro.
Padre, che il tuo regno arrivi alla fine, se c'è una fine, ma che oggi venga il pane. Il pane del giorno, il pane di ciascun giorno. Ciascun giorno è un pane. Ciascun giorno c'è un pane, almeno se c'è, ma ciascun giorno è un pane. Ciascun giorno è il pane. Ciascun giorno è un dono di pane. Vuole dire di vita. Che il tuo regno venga non domani, né dopodomani, ma adesso, ciascun giorno, questo giorno, quotidie, si dice in latino, quotidie, tanti giorni quanti ve ne sono si succedano. Tante e ciascuna volta che ci sia un giorno e ci sia un altro giorno, ci sia una sera e ci sia un mattino. Vi ricordate dove è scritto e un giorno e una sera? E tu dici che il pane sia non solamente la luce, ma il pane con lei, il pane della luce. Forse la luce del pane. Che venga il regno del pane luminoso di ciascun giorno. Il pane, la galletta, la pappa, la farina, la farina d'avena, la pasta, il pane dell'albero di pane e quello di manioca, il pane di grano di segala, di mais, di riso, d'avena, l'orzo, il miglio, la crusca, il camut, la castagna, il grano saraceno, il frumento, il sorgo, il riso, i frutti del faggio, il grano saraceno. I semolini, i grani, i lieviti, le macinature, i forni che borbottano, la Flammküche. La Flammküche è una specialità dell'Alsazia, che è la regione di Francia dove vivo.
la flamme cuche, il panettone, la pizza, diventata un pane per tutto il mondo occidentale, le palline, le fette, i pezzi di pane, che il loro regno regni. Il loro regno quotidiano. Quotidiano. E ciascun giorno, il giorno è ciascuno. A volte è il diamante del cielo. Accade ogni volta, di giorno in giorno, notte e giorno, notte, sempre giorno. Oh, ogni giorno ha bisogno di ogni notte. Donacci il pane del giorno e il vino della notte. Ciò che nutre la fame che è la vita, ciò che riscalda lo spirito e splende più della vita. Noi siamo affamati perché non vogliamo che inghiottire le cose. Assetati perché bisogna che questo si diffonda e si sparga. Oggi, ora, in questo giorno e nessun altro. Non per numerosi giorni, né per dei progetti, né per delle storie, non delle provviste di pane, ma il pane del giorno. La pasta di questo momento che trascorre come il pane dentro. Me. Lascia che la fame si manifesti nuovamente. La stessa fame, affamata di se stessa. Dona oggi, da questo giorno in cui ci è dato di essere là. Di passaggio, senza dubbio, di passaggio, ma sicuramente là. In questo tempo e in questo luogo che noi segniamo con la nostra presenza. Dicendo noi. Ciascuno attorno, ciascuno solo ma a suo modo dicendo che tutti non dicono nient'altro che ciascuno lo dice come l'altro. Noi, Padre nostro, affermando che ce ne andiamo del resto senza luogo, né tempo, né giorno, né notte, né fame, né sete, né vita, né morte. Dicendo che Padre, o pane, è il vivente, l'affamato della vita, indaffarato nel vivere. Il diamante del giorno
che mette in allarme il vivente. Dia Pita, Zeus Pater, Jupiter, Pater Noster. Tu che noi ruminiamo e borbottiamo in Padre Nostri, Pater Noster, Panem Nostrum Quotidianum Odie, Panem Nostrum Quotidianum Odie, mormoris, nocciolati, recitati, borbottati, accenati, fruscio, sussurrato, mormorato, canticchiato, sibilo, stilamento, rosario di sillabe, litania, corteo e sfilza di parole alliterate. Padre, pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, Padre, Padre, da nobis hodie, da nobis hodie, dona oggi il giorno di ciascun giorno, dona appena il pane del giorno. E in questo giorno dimite nobis debita nostra, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, dimite nobis debita nostra, sicut et nos, eccetera. Tolisi i nostri debiti, allontanali da noi, non serbarli per nessuno. Che noi non dovevamo più nulla a nessuno, e innanzi tutto a te. Che noi siamo discolpati e lasciati liberi dal Dio del Divus del giorno. Del Divus, vedia del Dies, Dies in latino, è il giorno stesso, e Divus è il Dies, il ritorno del giorno. E che egli sia al contrario il giorno, la chiarezza del quale ci rimette ogni debito, poiché ciò che è donato non può essere dovuto. E meno ancora colui che dona può vantare un credito. Così suona la grande allitterazione, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Afeseminta ofeile mata hemon, oskai emeis afiementois ofeiletas hemon. È il greco, che è un po' meno alliterativo che il latino, ma noi parliamo latino naturalmente. Né credito, né credenza, né padrone dei doni, né Dio del pane del giorno. Non il do ut des, vuole dire, io dono in modo che tu dai. No, no, non il do ut des, né il ricevuto reso, ma il grano, la manioca, l'avena, il sorgo, i germogli solevari al di sotto della terra, il dono della vita in cambio di niente. Ma
forse la vita stessa è già niente, un dono di niente in cambio di niente. Se non il ritorno alla polvere e il nutrimento, dunque, della terra che si ridà in grani, spighe e fiori dei campi, che si ridà in doni. La vita che dona vita, che dona morte, che dona giorno e notte. La vita che non ha nessun equivalente, nessun analogon. Quella è una frase di Kant. Non c'è un analogon per la forza vitale, essendo il dono della fame. La fame che si dona e che riceve il pane perché domani, nel giorno seguente, la fame possa darsi ancora e la vita di nuovo chieda pane. Vuole dire chieda vita. Se il vivente ha per essenza di produrre la sua propria essenza, e se il vivente è lasciato a sé nel composito di essere in vita, come afferma Garrido l'Elegante. Garrido è un filosofo del Cile. Allora non ha né riferimento né padre, egli è per sé suo nostro padre, nostro pane. E nello stesso tempo suo padre e suo nostro, ciò che lo consegna a sé e ciò che lo riunisce a se stesso, vivente, che si produce e che si mangia, vivente che si dona e che si miete, che si macina in farina e si cuoce in galette, in brioche, in pagnotta, in filoncino, in crostate mollica, in baguette, in biscotto, bretzel, cracker, mantu, chapati, naan, chocupan, lavash, barbari, somun, ekmek, pan de sal, focaccia, panettone, grissini, rosetta, pan galego, crumper, muffin, borodinski, bastoncino, rolic, broa de millo, papos de andro, barm, brac, dactila, pita. Si pita, che equivale a che rivive nome di pane, nome del padre, dia pita pater noster. Pane nostro che sei nel forno. Che il tuo nome sia amalgamato nella pasta delle lingue. Che la tua cottura sia dorata. Che il tuo profumo si diffonda, donati oggi. Giorno dopo giorno, donaci il tuo poema. Per esempio,
quello di Francis Ponge. La superficie del pane è meravigliosa, specialmente a causa di quell'impressione quasi panoramica che essa dona, come se avesse a propria disposizione sotto mano le Alpi, il Tauro o la cordigliera delle Ande. Così, dunque, una massa morfa, sul punto di eruttare, fu fatta scivolare per noi sul percorso stellare, dove, indurendo, essa si configurò in valli, creste, ondulazioni, crepacci. E tutti quei piani, da essi così nettamente articolati, quelle piattaforme sottili dove la luce con applicarsi nasconde i suoi fuochi senza degnare la mollezza ignobile che vi soggiace, quello stanco e freddo sottosuolo che chiamano la mollica, a tessuto uguale a quello delle spugne. Foglie o fiori vi stanno come due sorelle siamesi saldate per tutte le curve contemporaneamente. Ora che il pane secca, quei fiori appassiscono e si ritraggono. Esse si staccano allora le une dalle altre e la massa diventa friabile. Ma smettiamola, perché il pane deve essere nelle nostre bocche meno oggetto di stima che di consumazione. O per esempio, altro, quello di Neruda, e devo dire che è un assoluto caso se questo poema di Neruda è anche, fu anche scelto da Francesca per il programma del festival. Andremo, coronati di spighe, a conquistare terra e panne per tutti, e allora anche la vita avrà forma di pane. Sarà semplice e profonda, innumerevole e pura. Tutti gli esseri avranno diritto alla terra e alla vita, e così sarà il pane di domani, il pane di ogni bocca, sacro, consacrato, perché sarà il prodotto della più lunga e dura lotta umana. Non ha Ali la vittoria terrestre a pane sulle spalle e vola impavida a liberare la terra come una panificatrice portata dal vento. Oh, come quello di Arthur Rimbaud. Ascoltano il buon pane cuocere, il fornaio dal sorriso grasso canticchia una vecchia aria. Sono rannicchiati, nessuno si muove, nel soffio dello spiraglio rosso caldo come un seno, quando per una cena di mezzanotte, fatto a forma di brioche, si toglie il pane. Quando sotto le travi affumicate cantano le croste profumate insieme ai grilli, che questo caldo buco soffia la vita, hanno la loro anima così rapita sotto i loro cenci, si sentono vivere così bene, i poveri Gesù pieni di brina, che sono tutti lì, incollando i loro musetti rosa alla griglia, grugnendo qualcosa attraverso i buchi. O quello di Marcel Proust. L'altra sera, essendo rientrato ghiacciato per la neve e non potendo riscaldarmi, nel momento in cui mi ero messo a leggere sotto la lampada nella mia camera, la mia vecchia cuoca mi propose di farmi una tazza di tè
che non prendo mai. Ed il caso fece che mi porto alcune fette di pane tostato. Io inzuppai il pane tostato nella tazza di tè e nel momento in cui misi il pane grigliato nella mia bocca e maturai la sensazione del suo ammollimento pervaso da un gusto di tè contro il mio palato, sentì un turbamento degli odori di gerani, di aranci, una sensazione di luce straordinaria, di felicità. O quello di Dante Alighieri. Canto 2, versi 10-13. Voi altri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vivesi qui, ma non se vien satollo, metter potete ben per l'alto sale vostro navigio. Pan degli angeli. Allora li troviamo nel Tommaso d'Aquino. Panis angelicus fit panis hominum, dat panis coelicus figuris terminum. O res mirabilis manducat dominum. Traduzione: il pane degli angeli diventa pane degli uomini. Il pane del cielo dà fine a tutte le prefigurazioni. Qual meraviglia! Mangiamo il Signore. Il pane celeste pone fine alle figure. Esso non è immagine, simbolo o rappresentazione. È pane vero e proprio che nutre. Ciò che si mastica, si inghiotte e si assimila. Tu vedi ora ciò che ne è di questo pane quotidiano, afferma Lutero. Il Cristo è il pane, la parola di Dio, è il pane, ma non v'è che una sola cosa, un solo pane, poiché egli è nella parola e la parola è in lui. Credere a questa parola significa mangiare il pane e colui al quale Dio lo dona vive eternamente. La parola e il pane, l'una e l'altra passano attraverso la bocca. La parola scaturisce dalla bocca per nominare il pane che la mano porta alla bocca, che lo mastica e l'inghiotte nello stomaco dove è digerito, divenendo carne e sangue di tutte le membra del corpo. Egli mangia il suo Signore, il corpo, poiché in effetti si nutre della vita attraverso la quale egli stesso è inghiottito e assimilato come un vivente proveniente da una parola che fu quella tra due viventi desiderosi di lasciarsi inghiottire dalla vita in un nuovo, di un nuovo vivente. Parola muta forse, un sguardo, un approccio, un altro modo di inghiottire un corpo in un altro pane quotidiano.
di cui bisogna nutrire il nuovo vivente e della sua vita invocare la parola affinché ancora una volta si proferisca e si indirizzi. Essa si rivolge cantando «Dammi, dacci il pane», che il pane si doni e parli, che la parola parla e canti il suo canto di ogni giorno. Ogni giorno pane e canto. Ogni giorno canto e pane. Un canto per il pane, un pane per il canto. Come cantare senza pane? Come senza canto cuocere il pane? Il canto del fronte dei lavoratori di Hans Eisler e Bertolt Brecht. L'uomo vuole mangiare del pane, sì. Egli vuole poter mangiare tutti i giorni del pane e non delle parole altisonanti, del pane e non delle chiacchiere. Marciamo al passo, camerati, verso il nostro fronte. Entra a far parte del fronte di tutti gli operai, con tutti i tuoi fratelli stranieri. L'uomo vuole avere degli stivali, sì, vuole stare bene al caldo tutti i giorni, degli stivali e non delle frottole, degli stivali e non delle chiacchiere. L'uomo vuole avere dei fratelli, sì, non vuole dei manganelli né delle prigioni, vuole degli uomini, non dei reietti, dei fratelli e non dei padroni. Tu sei un operaio, sì, vieni con noi, amico, non avere paura. Noi ci dirigiamo verso la grande unione di tutti i veri lavoratori. La seconda strofa di Nessuno o tutti, del stesso Bertolt Brecht. Hunger da, wer wird dir speisen? Willst du dir ein Brot abschneiden? Komm zu uns, die Hunger leiden. Lass uns dir die Wege weisen. Hungernde werde dich speisen. Keiner oder alle, alles oder nichts. Einer kann sich da nicht retten. Gewehre oder Ketten. Keiner oder alle, alles oder nichts. Affamato, chi ti sfamerà? Se vuoi pane, te ne darà chi non ne ha per sé. Vieni con noi, il cammino ti mostreremo, affamati ti sfameremo, nessuno o tutti, tutto o niente, nessuno può salvarsi da sé, fucili o catene, nessuno o tutti, tutto o niente. Infine una breve novella di Wolfgang Borchert con il titolo Il pane. Improvvisamente si svegliò. Erano le 2:30. Rifletté sul perché si fosse svegliata. Ah sì, qualcuno in cucina aveva sbattuto contro una sedia. Tese l'orecchio verso la cucina. C'era silenzio, troppo silenzio. E quando tastò con la mano accanto a sé, trovò il letto vuoto. Ecco cos'era che rendeva tutto così silenzioso. Mancava il suo respiro. Si alzò e andò a tastoni nell'appartamento buio fino alla cucina. In cucina si incontrarono. L'orologio segnava 2:30. Vide qualcosa di bianco in piedi vicino alla credenza. Accese la luce. Stavano uno di fronte all'altra in camicia da notte. Di notte, 2:30, in cucina. Sul tavolo c'era il piatto del pane. Vide che lui si era tagliato del pane. Il coltello era ancora vicino al piatto.
e sulla tovaglia c'erano delle briciole. Quando di sera andavano a letto, lei puliva sempre la tovaglia, ogni sera. Ma ora, sulla tovaglia, c'erano delle briciole e c'era il coltello. Sentì il freddo delle piastrelle salire lentamente in lei e distolse lo sguardo dal piatto. «Pensavo che qui stesse succedendo qualcosa», disse lui, e vagò con lo sguardo per la cucina. «Anch'io ho sentito qualcosa», rispose lei, e in quel momento si accorse che lui sembrava già ben vecchio in camicia da notte. Vecchio quant'era? 63. Di giorno a volte sembrava più giovane. «Sembra già ben vecchia», pensò lui, «in camicia da notte, sembra già proprio vecchia». Ma forse dipende dai capelli. Nelle donne dipende sempre dai capelli di notte. All'improvviso fanno così vecchia. «Avresti dovuto mettere le pantofole, così a piedi nudi sulle piastrelle fredde ti prendi ancora un raffreddore». Lei non lo guardava perché non poteva sopportare che lui mentisse, che lui mentisse dopo 39 anni che erano sposati. «Pensavo che qui stesse succedendo qualcosa», disse lui ancora, e prese nuovamente a vagare con sguardo vuoto da un angolo all'altro. «Ho sentito qualcosa, allora ho pensato che qui stesse succedendo qualcosa». «Anch'io ho sentito qualcosa, ma non era niente». Tolse il piatto dal tavolo e pulì la tovaglia dalle briciole. «No, non era niente», fece eco lui incerto. Lei gli venne in aiuto. «Su, vieni, era fuori, vieni a letto, su, ti prendi ancora un raffreddore sulle piastrelle fredde». Lui guardò verso la finestra. «Sì, deve essere stato fuori, pensavo fosse qui». Lei alzò la mano verso l'interruttore. «Adesso devo spegnere la luce, altrimenti non posso fare a meno di guardare il piatto», pensò lei. «Non devo guardare quel piatto». «Vieni», disse, e spense la luce. Era fuori, con il vento, la grondaia sbatte sempre contro il muro. Era sicuramente la grondaia, col vento sbatte sempre. Camminarono entrambi a tastoni nel corridoio buio, fino alla camera da letto. I loro piedi nudi sciaguattavano sul pavimento. «Sì, c'è vento», disse lui. «C'è stato vento tutta la notte». Quando furono a letto, lei disse: «Già, c'è stato vento tutta la notte. Era sicuramente la grondaia». «Già, io pensavo fosse in cucina, ma era la grondaia», lo disse, come se fosse già mezzo addormentato. Ma lei notò come suonava falsa la sua voce quando mentiva. «Fa freddo», disse lei, e sbadigliò piano. «Mi infilo sotto le coperte. Buonanotte». «Notte», rispose lui, e ancora: «Sì, è proprio bello freddo». Poi ci fu silenzio. Dopo molti minuti lei sentì che lui masticava piano e cautamente. Respirò di proposito profondamente e con regolarità perché lui non notasse che era ancora sveglia. Ma il suo masticare era così regolare che lei piano piano si addormentò. Quando la sera dopo lui tornò a casa, gli mise davanti 4 fette di pane. Fino ad allora aveva sempre potuto mangiarne solo 3. «Puoi mangiare tranquillamente 4», disse lei, e si allontanò dalla luce. «Non riesco a digerire bene questo pane. Mangiane tu una fetta in più, non lo digerisco tanto bene». Vide come lui si piegava profondamente sul piatto. Non alzò lo sguardo. In quel momento le fece pena. «Ma tu non puoi mangiarne solo 2 fette», disse lui piegato sul piatto. «Invece sì, di sera non digerisco bene il pane. Mangia tu, mangia». Solo dopo un po' lei si sedette a tavola sotto la lampada. «Anch'io ho sentito qualcosa, ma non era niente. Parole di pane, pane di parole, anche silenzio di pane. Fame di parole, fame di pane,
fame di silenzio. Mangia tu, mangia. Grazie.